Comunque, vabbè, niente. Ho visto il primo super mega sfigato. Ho visto il secondo. Minchia, ragazzi, ho riso per mezz'ora. Ci credete? Ci credete che ho riso per mezz'ora? Eh? Cioè, veramente una roba impressionante. Impressionante. Ho riso troppo. No, no, sì, ma no, ma guarda, 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 perché adesso. Adesso ridi. Adesso ridi forte. Guarda qua, guarda, guarda, guarda. Areci povero? No, no, no. Vieni, vieni. Guarda, guarda, guarda. Siamo pure la porta, vieni, dici questa. Cioè, allora, intanto. Cioè, tu ti stai portando. Tu ti stai portando una tipa a fare brutto. Tu ti stai portando una tipa a fare brutto in un bar. E ti metti sta maglietta che sembra un sacco della munnizza, che c'hai sta panza. Puttana miseria, che. Non lo so, sembra che sta detonando sta maglietta, porca troia. Cioè, è incredibile, è incredibile. Cioè, guarda, guarda, guarda la differenza, guarda la differenza. Guarda io dove ho. Cioè, guardate un attimo. Cioè, qua è dove ho io le tirature della maglietta, ok? Dove mi va stretta, ok? A me va stretta qua la maglietta, a lui va stretta qua. Cioè, stiamo parlando veramente del nulla cosmico. Come fai ad andare in giro con sta cazzo di maglietta, con sta panza, con... Cioè, minchia, è come flexare il McDonald's degli ultimi 15 anni. Mannaggia la addolorata confezione. Cioè, e poi comunque stai andando a fare burdello in un bar e ti stai portando una tipa e gli fai fare il video a lei. Cioè, ti fai fare il video? Cioè, io devo andare a fare burdello da qualcuno... E mi faccio fare il video? Cioè, vado a fare casino a casa di qualcuno e mi porto qualcuno che mi fa pure il video! Incredibile, incredibile. Cioè, praticamente è come tipo autodenunciarsi, una roba del genere. Impressionante. Cioè, tu non sei... Aspetta, 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 aspetta un secondo. Ma ha detto tu non sei quello che ha fatto l'infame su TikTok. Questo me l'ero perso perché l'ho guardato dal telefono, non avevo le cuffie. Cioè, tu non sei quello che ha fatto l'infame su... Quello che mi offende su TikTok. No, io ho capito quello che fa l'infame su TikTok. Che poi anch'io che cazzo porgo l'orecchio verso lo schermo, c'ho le cuffie, ci sento uguale. Ma quanto sono coglione, raga? Quanto sono coglione? Quello che mi offende... Ah, ok. Ok. Ah, ok. Cioè, praticamente questo se l'è preso a male... Questo se l'è preso a male perché questo tizio del bar ha detto qualcosa su TikTok. Cioè, che poi voglio dire, chi cazzo è questo qua del bar, scusa? Cioè, questo è andato a fare brutto a un tizio perché l'ha offeso su TikTok. Davvero? Ma sul serio? Che cazzo di problemi ha? C'ho le chat. Cosa vuol dire c'ho le chat? Ma scusa, ma l'ha offeso su TikTok o gli ha... Cioè, non ho capito. Ah, ok, deve essere uno che gli ha risposto a dei video insultandolo o gli ha scritto in privato, una roba del genere, immagino, giusto? Ah, forse una... Ah, beh, ok, sì. Ma ha dato una scarpata alla sedia! Ma sul serio? C'ho le chat, c'ho le chat. Ma chi cazzo le conosci? C'ho le chat. Ma mo ti arriva una pallastoglia da in faccia. Oh mio Dio. Oh mio Dio, esplodo proprio, minchia. Madre della Madonna. Non ci credo. Non ci credo, minchia, si è cacato sotto tempo zero proprio. Si è cacato sotto instant. Si è cacato sotto, minchia, come questo si è avvicinato con lo sgabello. Minchia, ha detto no, vabbè, minchia, 20k di dentista anche meno. Sto male.
No, dai, ma dai, non può essere. Non è una messa in scena, zii. No, Arma, questa non è una messa in scena. Se questa fosse stata una messa in scena, non sarebbe scappato. Non sarebbe scappato per un cane. Ma che ha messo. Ma che ha messo olio nei muscoli? Ma quali muscoli? Ma amico, ma quali muscoli? Io qua vedo soltanto cheeseburger, hot dog e pastiere napoletane. Ragazzi, questa non è. Cioè, questo come si è avvicinato con lo sgabello, questo qui si è pisciato sotto e se n'è andato. Esplodo male. Ma male male, cavolo. Ma ti arriva una vassoiata in faccia, pezzo di imbecille. Minchia, me i romani mi fanno pisciare sotto da ridere, cazzo. Non quelli stupidi come questo. Non quelli stupidi come questo, ma quelli come il barista. Minchia, devastante. Ma chi te conosce, imbecille? A reggi povera? Sto malissimissimissimissimissimo, cazzo. Bella Nick, buonasera. Minchia, veramente, se gli dava una sgabellata in faccia, magari lo rimetteva a posto, porca puttana. Cioè, nel senso, sto scherzando, ovviamente, eh. Cioè, minchia, non vorrei mai che magari, minchia, lo offendo nella mia live e minchia mi viene a prendere, porca miseria. Minchia, non è che voglio avere a che fare con questa gente Col brutta. cazzo che te li pago. Cioè, tu guarda che. Ragazzi, ma la sfiga vera è questa. La sfiga vera è questa. No, Vicentino, minchia, nel senso sto scherzando, poeta di strada. Non penso davvero che sei un coglione. Cioè, non penso che sia un coglione, assolutamente. Cioè, nonostante quei 20 secondi che abbiamo parlato è stato anche piacevole, comunque sei una testa di cazzo. Ragione. Il barista c'ha ragione, sei un povero coglione. Sei veramente un babbo di minchia. Incredibile. Questa è bellissima. Col cazzo che ti pago la tazzina. Io me sarò fatto pure male. Ma tanto tu ci hai rimesso. Per fare sti 20 secondi di video si è pure aperto una mano, cazzo. Bella Tombi, buonasera. Si è pure aperto una mano. Ma poi il discorso. Col cazzo che ti pago la tazzina. Io me sarò fatto pure male. Ma tanto tu ci hai rimesso. Ma una tazzina costa 25 centesimi. Cioè, io mi sarò fatto pure male, ma intanto tu ci hai rimesso, ma sul serio? Cioè, questo è andato. Ragazzi, parliamoci chiaro. A puttana madre! Questo praticamente è andato al cesso con il telefono. È andato al cesso con il telefono e il Tampax usato della tipa. Ed è andato lì per buttarlo facendo il video con il telefono dicendo sta stronza leggendaria. Cioè, ma sul serio? Cioè, ma veramente? Dicendo io col cazzo che ti pago la tazzina mi sarò fatto pure male, ma intanto tu ci hai rimesso davvero? Il barista c'ha ragione. Il barista c'ha ragione, sei un imbecille. Cioè, c'è proprio un cazzo da fa, sei un imbecille. Incredibile, cara. Incredibile. Cioè, ma poi perché? Per come? Per cosa? Ma vabbè, vediamo se troviamo qualcosa su YouTube. Ma se la sedia. Arma la sedia quando gli ha dato il calcio, ha fatto così. Basta. Ha fatto una spanna. Cioè, i pippotti che mi facevo io quando pippavo facevano più distanza della sedia dal calcio suo.